Ok raga, eccoci qui, facciamo il video tranquilli. Il mio papà è andato a Reggio, la mia famiglia è andata là sotto ora e io sto registrando il video qua sotto. Ricordatevi che io dormo sopra, non comandate voi. State con la bocca chiusa, zitti e avete le corna. Fate i bravi che io vi voglio bene. Siamo ora pomeriggio, ricordate che io faccio sempre i video per voi, o le faccio la mattina, no, che lavoro zappaterra e altri lavori, so parlare. Il pomeriggio, in questa ora, o la sera le faccio, anche le dirette tutti i giorni. E niente, vi voglio dire, mettete mi piace, volete, seguitemi e condividete, seguitemi tutti su YouTube. Attivate la sveglia, così quando arriva la diretta o i video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti ragazzi. Io sono il vostro Enrico Pasquale Praticogo, tutti e l'accento sulla O. Ho 29 anni, 29 le mettete insieme fanno 29. Sono di Motta San Ioane, provincia di Reggio Calabria e sono il numero uno e mi vogliono bene a me. Fate i bravi voi, ok? Sono con questo gelé, con la camicia e c'ho anche i pantaloni. Ho messo questi vestiti perché non posso fare i video con i vestiti lunghi, corti, le maglie. Vinni già quasi Ucaddu che sta morendo. Ucaddu si sta morendo che fa caldo e l'estate quasi è arrivata, forse, o è arrivata già. Siamo già a giugno. E dopo a scuola, voi a scuola andate già ancora o avete finito? Ci sono quelle che vanno e ci sono quelle che non vanno e studiano a casa. La mia infanzia di cartoni animati era bello, mi guardavo sempre i cartoni animati con i miei compagni, andavo a loro casa, a scuola, facevo tante cose con i miei compagni di Motta San Giovanni, a scuola media a Melito Porto Salvo, a ragioneria, a terza A, là, allo stesso posto a Melito Porto Salvo. E io ora io gli voglio bene, io le penso qua sul mio cuore. Saluto Paolo, Silvia, Lori, Claudia, Gloria e Silvia, Mary e Jennifer, con la trama con la J, Lucia del Nord, alla con la X è Assunta. Ho detto giusto? Mari con la J, Lucia del Nord, alla con la X, Mari con la J, vabbè. Vabbè. Paolo, Silvia e Lori. No, Lori è una ragazza, una mia fan, la saluto. Un'altra ragazza, non quella là, che saluto sempre. Mi dissocio, scusatemi, perdonatemi. E niente, facciamo questo video. Non voglio tagliare la testa e registro il video. Eccomi qui. Andiamo, metto pausa. Che oggi dovevo aprire il cellulare prima, lo apro ora veloce. Così metto dopo quell'altro a caricare il video. Questo lo faccio ora. Vabbè, giusto occhiali. Ok, sono qua in cucina. Apriamo. Lo sto aprendo. E niente, fuori prima c'era il sole, ora è andato via, torna. Boh. E niente, è il telefono che sta aprendo e sentite il rumore. John Zina, yo, Menenzini. Boh, vabbè, dai, aspettate. Ok, raga, andiamo su YouTube Studio, vediamo che commenti hanno scritto le persone dei vecchi video. Leggo un poco le vostre brutte parole, quelle che mi vogliono bene. Aspettate, vediamo.
Sono qua, raga, aspettate, vediamo. Andiamo lì. Sto andando su YouTube Studio così vediamo che cosa c'è. Vediamo, hanno commentato, ci sono vecchi commenti o quelli nuovi di ora 2021. Aspettate, metto pausa così non cammina e arrivo, dai, pochi minuti. Ok. Questo qua mi dice Caetano Macchione, e la dice: quanti anni compi Enrico? Non lo hai specificato. Io ho 29 anni. E poi Lorenzo mi dice: in ritardo, auguri, è passato il mio compleanno. Era il 22 aprile 2021. Passavo quando era il mio compleanno. Grazie a tutti quelli che me lo dicono ora. È passato quando, vabbè, lo sanno loro che c'è il video là, lo trovate quando l'ho fatto e potete commentare del video quando ho fatto quello giorno del mio compleanno. Non è ora, è passato. E questo bastone dei selfie, io lottano e cala pessuta, ma vabbè, mi dissocio. Sono qua, andiamo a vedere altri commenti. Grande Enrico, grazie. Dopo questo mi dice: questo mi dice, grazie Enrico per ogni sorriso che ci dai, sei davvero il migliore. Mi congratulo con te, sei davvero una persona d'oro e sei anche molto educato. Noi ti supportiamo, Enrico. Lasciali stare a quelle persone che ti reticono, reticono, loro non capiscono niente. Bravo Enrico, continua così che diventerai il migliore YouTuber d'Italia. Mi potresti anche salutare nei video, per favore? Ciao L, ciao, un saluto e un abbraccio, la lettera L. Andiamo avanti. Grande Enrico, sei il mio YouTuber preferito. Mi potresti salutare nei video? Ciao. Ma abiti a Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria? Sì, lì abito, giusto. Emanuele, qua dice: ciao Enrico Pasquale, volevamo farti notare che la lista su Amazon è vuota. Dopo vedo io. Bra, bro, facciamo due su Fortnite. E non ce l'ho Fortnite, dove? Non ho la Play, non posso giocare. Quando ce l'ho, posso giocare con voi a GTA 5, a Fortnite e altri giochi, quelli che avete online, e non ce l'ho. Volevo giocare con voi, sono senza parola. Vincenzo, Pasquale, Gianfranco dice: vabbè, Agu, vabbè, quello là non lo dico. Cioè, grandissimo, un saluto a te e alla tua famiglia, grazie. E questo Andrea mi dice: ehi Ri, un abbraccio, grazie. Il bastone dei selfie sta calando, mannaggia. Io lo aso. Qua si sta facendo vecchio il bastone dei selfie. Mi dissocio. Mi saluti in un video, sono Tommaso. Ciao Tommaso. Dopo c'è voi che facete, ciao, ciao Ale. Gianni, io mi dissocio senza metto pausa, va bene quello. Buh. Ma che, no, quello no. Rigo, il prossimo anno fai, vabbè, lo so. Giuseppe, Carlo, Nico Di Paolo. Dopo c'è, no, vabbè, anche io sono. Sei il boss, ma Valerio, che dici? Aspettate, raga. Qua mi stanno arrivando i messaggi su Telegram. Giuseppe, Paolo, Samuele, Fabio, Lollo, Paolo. Un onore per me essere tuo amico. Mi mandi un saluto. Ciao Paolo Furlan. Mi dissocio, che nome è? Sto leggendo anche i commenti, raga. Peccato perché la torta si è vista poco. Questo è un mese fa.
quando ho fatto ciao Enrico, un buon inizio settimana. Vediamo. Boh, basta così, raga, facciamo altre cose, dai. Questo video lo volevo fare pulito, volevo fare altre cose. Aspettate. Oh, raga, io mi devo muovere che ora porto una spesa e li devo aiutare. Così dopo mi riposo un poco, vado sopra a dormire. Ci sono quelle due lettini o dormo in quello grande. Avete visto che ho fatto il video tanto sopra? Lo volete di nuovo o lo faccio di nuovo sopra? Vi parlo la storia di sopra o là sotto? Ditemi in privato e io lo faccio. O lo faccio lo stesso. Io non mi vergogno io. Sono bravo, sono gentile. Le persone ci sono quelle che mi vogliono bene, quelle là che pubblicano i miei video, me le rubano, non hanno permesso, sono scemi. O hanno le corna o non hanno imparato niente dalla loro vita a rompere le scatole a me. Facciamo questo video così faccio anche la diretta oggi e tutti i giorni. Io voglio raccontare tante cose a voi. Io ho questi vestiti, li ho comprati quando andavo a scuola, a me lo porto salvo. Ero lì e mi sono comprato tutto. I vestiti ce l'ho. Quelli che ho comprato qua. Quello che ho comprato a Melto, a Reggio, tutti i parti. E c'ho gli stessi vestiti, non ho altri vestiti nuovi. C'ho questi. Quando ho tempo mi compro altri e faccio le foto, faccio i video, li mostro a voi. Qua sotto trovate la lista di Amazon. Toccatela e scegliete o la devo aggiustare o la devo fare di nuovo. Vedete voi e si vede, io metto le cose. Mi fate sapere in privato. Io la metto lo stesso, la lista di Amazon, la mia, la fanno tutti, la faccio anch'io, che l'ho fatta già tanto, e voi la vedete, che toccate la freccia, qua sotto c'è il link di Amazon. E niente, io avevo Fufi, Bobby, i gattini, quell'altri, i primi gattini mi mancano, dopo avevo i cagnolini, dopo avevo altri gattini. Bianco e nero, la mamma, la sorella, la stessa bianco e nero come la mamma, Nerina che riposa in pace, lei dormiva e la macchina l'ha messa lì sotto la ruota e lei dormiva e non sentiva la macchina e l'ha messa sotto la ruota e io ho piangiuto tanto quando ho visto la gattina che moriva fuori tanto l'estate e piangevo. Ora la tengo qua sul mio cuore e mi mancano i gattini, i cagnolini piccoli, Fufi, Bobby, Laika e Diana, un'altra cagnolina che andava con mio papà, con mia nonna, un giardino con trattori a Lammunti. A Peri, là mio papà e mia nonna andavano. Io stavo a casa, ero piccolo come il mio cugino, questo qua. L'età, no, piccolo assai, piccolo basso. Là ero a casa con mia mamma e mio papà e mia nonna. Sono andato in cuttatore a Lammunti, un giardino. Diana è andata per con loro là. Lei non veniva, lei aspettava che lasciavano un sacco là e dopo mio papà o mia nonna tornavano là Monti e trovavano Leana, Diana, si chiama Diana, a cane che era bianca, e lasciava il sacco là su sperdino e a cane aspettava là torna i patroni lì a prendere il sacco e veniva Diana con loro e questa è una bella storia raga e l'ho detta giusto non è che ho sbagliato state zitti e smettetela a rompere le scatole chiamatemi
io sono uno youtuber, sono famoso, sono una leggenda e so tutto. Voi siete scemi e avete le corna in testa che ti stanno crescendo i corna a voi. E voi smettete a rubare i video, ditemi permesso, io sono gentile, io dico sì o no. E dico sì, potete fare quello che volete, parodie, musica, eccetera, eccetera. Io, il mio amico Lelander DJ, Giuseppe Musso, ho detto io il permesso e prende il mio vecchio video, quello del 2014, i video questi qua, e lui le prende, le mette assieme con quegli altri personaggi, crea la canzone, lo manda sul canale 5, su Striscia la Notizia, o lo mette sul suo canale, o in tante parti. Voglio, ho detto giusto, non è che ho sbagliato. Facciamo questo video che ora, quando è ora, devo aiutare che stanno portando la spesa, là, il boss devo aiutare, la mia famiglia, no? Che come voi non fate niente, io aiuto la mia famiglia e io qua sul mio cuore che è niente. John Dina, Yo-Yo Menenzini. Baci, a tra poco, se lo chiudiamo, dai. Oh, raga, quando volete mi chiamate. Io sono qua. Quello sono io quando ero piccolo, guardate. Aspetta, non si vede. Lo devo pulire. Devo vedere sull'app la Padu e mi trovo una fidanzata che mi serve, la fidanzata, così la porto fuori e sta con me, così non la tocca nessuno. State attenti e non vanno con altre persone la vostra fidanzata. Guardate che ho sentito in televisione. Io quando ho la fidanzata voglio dire che io la tengo con me, così non va qualcuno e niente, chiudo questo video, vi voglio bene, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti i ragazzi, seguitemi, quando vedete fate i bravi, sono qua e niente, voglio fare una cosa col telefono, così lo chiudo veloce. Aspettate, raga. E niente, io quando ero piccolo mi regalavano tanti giocattoli, quando ero piccolo, no, ora che sono grande. Ora non ce l'ho, quando ero piccolo l'ho spasciati tutti, o l'ho regalati, ci sono quelli che ho spasciato. Una volta mi hanno regalato l'anno tanto, quando era a scuola, quando facevi il compleanno a scuola, mi regava la... perché mi fanno sbagliare. Quando era a scuola, quando ho fatto tanto, passarono anni, quando ho fatto il compleanno, mi hanno regalato la PSP con il gioco di GTA vecchio, quello di un militare. Ricordate la PSP? Il gioco GTA Umeletari o MotoGP, e ricordate quella? E quella la prima l'ho spasciata, mi regalavano due, la prima si è spasciata, dopo mi hanno regalato la seconda, era la mia preferita, la PSP, quella normale, la P, la S, la P, PSP si chiama. Raga, io chiudo, lo sto facendo tutto, mi dissocio, state zitti che io so parlare, sono italiano, calabrese, dialetto, chiudo, ci vediamo alla prossima, ciao belli, ciao ciao, scusatemi, perdonatemi, dai, andiamo.